Buonasera e benvenuti in questa nuova serie su Coromon, questo videogioco molto simile ai Pokémon di vecchia data e che sono molto curioso di provare perché a me ne hanno parlato un gran bene, ne ho sentito parlare davvero bene da qualsiasi persona. Quindi l'ho comprato su Steam, sono su PC, non so minimamente niente di Coromon, zero, sono assolutamente in blind come voi. In questa serie proverò a mettere la cam, vediamo se poi è un valore aggiunto oppure potrei continuare senza, fatemi sapere nei commenti. E vi invito subito a lasciare un bel mi piace se gradite che porti questa serie appunto su Coromon. Iscrivetevi al canale, condividete il video e si parte. Nuova partita. Io ho già dato un'occhiata alle impostazioni per andare subito al gioco. Ed ora vediamo. Toc toc. Non conosco nemmeno i comandi per dirvi. È ora di alzarsi, tesoro. Non hai sentito la sveglia? Beh, la mamma che giustamente viene a darti calci nel letto. Non rimetterti a dormire. Oggi è il tuo primo giorno di lavoro alla Lux Solis. Ma quindi siamo dei dipendenti. Perché non metti qualcosa di elegante? È importante fare una buona impressione. Beh, effettivamente. Sei fantastica. Oh, sei fantastica. Ah, pronome, ok. Sei fantastico. Siamo maschio, quindi possiamo crearci il personaggio. Una cosa che Pokémon tipo ci ha messo 10 anni a fare, forse anche di più. Allora, colore della pelle. Io sono bianco come il latte, quindi mi farò così. Poi vestitino, a me piace il blu, quindi vediamo se c'è un vestito blu interessante, carino. Questo non è male, però sembrano un po' dei bimbi così. Vediamo un po'. Questa è la giacca proprio fiera. Questa penso che sia una sorta di papillon. Cioè ci sono quei 4 pixel bianchi lì che sembrano un papillon. Questo non è di cosa sia. Questa è una felpa, per esempio. Immagino sia una felpa, un maglioncino. E questo, forse un gilet aperto, un qualcosa di aperto, con è smanicato. Dai, prendiamoci questo. Poi gli occhiali, no, non ce li ho. Poi i capelli, vediamo, Vabbè, magari pelato, no? Anche se non, a quanto pare non si può più dire pelato, è un'offesa, sappiatelo, Beh, non c'è un qualcosa somigliante ai capelli che ho in questo momento, no? Forse questo, ma nemmeno. Questo? Dai, mettiamoci questo. Però il colore dei capelli io vorrei cambiarlo. È qui? Eccolo, il colore dei capelli, nero, giustamente. E la barba. Beh, la barba ce l'ho, quindi non ce l'ho molto lunga. Direi di fare questo, oppure questo. Ancora meglio. Però i baffetti ce li ho, quindi facciamo così, dai. Così, così va bene. Ok, cappelli. I cappelli ci sono qui anche. Allora mettiamo... Questo qua è il coccodrillo, magari anche no, il panda. Forse un'altra volta. Ma io andrei senza cappelli, sapete? Eccomi. Vai. Inserisci il tuo nome. Glacial. Ecco fatto. Com'è fiero? Ok, ci si muove con WASD. Ah, devo tenere premuto lì per correre. Eppure nelle impostazioni ho messo corsa automatica. Aspettate, eh. Impostazioni, dove sono? Qua. C'era l'opzione per corsa automatica, forse non mi si è salvato. Nascondi pad di movimento. Corsa fissa, infatti non mi si era salvato. Non mi si è salvato niente, ho messo velocità di testo 3x. L'audio va bene così basso, va bene. Ok. Questi li ho lasciati così. Testo da lotta letto più velocemente. Questo da lotta più velocemente magari poi vediamo, eh. Perché non ho ancora fatto lotte, quindi questo non so.
Ok, e ora infatti corre sempre di base. Bene. Posso interagire con qualcosa? Come si fa a interagire? Devo cliccare? Tipo sullo specchio? Ah, con la barra spaziatrice, perfetto. È il mio comodissimo letto. Qui c'è un diario, però non posso leggerlo? No. Ah, tutti i miei risparmi. Ora è arrivato il momento di usarli. Ah, li ho presi? Oh, hai trovato 500 pezzi d'oro. Ah, quindi serve esplorare in questo gioco. Nel cestino non c'è niente. Nel mio PC? Gioca Flappy Swarmy. Giochiamo, proviamo. No, dai. Ve lo ricordate Flappy Bird? Quel giochino che diventò una mezza droga? Punteggio più alto 17, vuoi riprovare di nuovo? Sì, proviamo un'altra volta. Diventò una mezza droga, un mezzo caso perché ci giocavano tutti. Poi se no. Vabbè, faccio cacare. Basta, usciamo. Perché ci giocavano tutti, no? Se non sbaglio era stato portato da PewDiePie, credo. Per quello ci giocavano tutti. Ricordo ancora il giorno in cui ho vinto questo poster. Che trionfo, va bene? Quello lì cos'è? Un cartone della pizza? No, per cambiare abbigliamento, l'armadio, giustamente. Usciamo dalla stanza. E qui forse possiamo leggere questi libri. Nope. Qui Neda. Questa è la camera di nostra madre? Sì. Beh, nostra madre che ha un letto matrimoniale, quindi in teoria ci dovrebbe essere anche il padre. Caro diario, domani arriverà il giorno che ho sempre aspettato. Sarà il primo giorno del lavoro dei sogni di Glacial. Come sono orgogliosa. Meglio sbrigarmi a prenotare un tavolo in quel posticino in cui Glacial adora fare colazione. Ok. Qui non possiamo rubare i risparmi della mamma? Sarebbe divertente. La mamma da giovane com'è bella. Possiamo cambiarci anche qui, va bene. Ok. Fatto tutto qua. Scendiamo. Allora, interagiamo con questo, il telefono. E là? D'accordo, a presto. Sono le 10:16. Sì, è l'ora corretta qui sto registrando, le 10:16 del mattino. Buongiorno. Buongiorno, Glacial. Sembri in forma. Sì, ovviamente. Non starei più nelle pelle. Sì, nelle palle. Non starei più nella pelle. Finalmente diventerai un ricercatore duellante della Lux Solis. Ho prenotato nel tuo locale preferito per festeggiare il tuo nuovo lavoro. Possiamo fare colazione lì prima di andare alla stazione. Ottima idea! Forza! Dexter caro, per favore, tieni d'occhio le torte in forno. Sì, mamma. Povero Dexter, vabbè, ma lui sta giocando, tranquillo qua. Ieri sera ho superato il tuo record a Flappy Swarmy. Ah, il tuo fratellino è più forte di te. Che infame! Allora. Qui non si può interagire con nulla, vero? Possiamo interagire con la console, il mio gioco preferito. Flappy Swarmy, quindi è il suo gioco preferito. Non posso leggerli tutti, giustamente. Posso interagire con il PC di mamma? No. Quello è palesemente un cartone della pizza. E di qua si esce? Nope. Si esce per forza di qui. Andiamo. Io voglio godermelo con calma questo gioco. Non voglio andare di corsa dopo una deliziosa colazione. Inutilmente poi perché. Bello goderseli con calma i giochi, giocarseli tranquilli. Ed eccoci qui, Glacial, all'inizio della tua avventura. Ma guardati, grande e già avviato per la tua strada. Vederti andare via mi rattrista un po', beh, è normale, è una madre. Ma sono anche molto fiera di te. È da quando eri piccolo che sogni di lavorare per la Lux Solis. So che puoi farcela. Per questo ti ho preso una cosetta. Ho risparmiato tanto per questo giorno, quindi non ti devi preoccupare dell'oro. Ecco a te, non spenderlo tutto in una volta. Ok, 3.000 pezzi d'oro, noi ne avevamo 500 con i nostri risparmi. Grazie mamma, è molto dolce da parte tua, ne farò buon uso. Felice di sentirtelo dire, tesoro. Oh, guarda, ecco il treno che arriva. Bella anche cioè, l'animazione è semplice, ma ci sta in questo tipo di gioco. Hai tutto quello che ti serve? Il tuo zaino, il tuo biglietto? Biancheria pulita? Non preoccuparti, mamma, sono abbastanza grande per badare a me stessa. Il treno sta per partire, faresti meglio salire prima che parta senza di te. Ma prima, un abbraccione. Oh. Ok, non lo sto controllando io. A presto, mamma. E lei, giustamente triste, commossa. A presto, tesoro. Cioè, questo semplice dialogo. Caga in testa a tutti i dialoghi di tutti i Pokémon con la madre.
tutti i giochi Pokémon. Cioè, letteralmente, c'è tuo figlio che se ne va e la madre, l'unica cosa che riesce a dire in giochi Pokémon è il professore ti sta cercando. Io boh. Che passi nei primi giochi Pokémon, no? L'ingenuità, era all'inizio, va bene. Ma in quelli dopo, cioè nei recenti. Ok, il treno riparte. Anche queste animazioni qui sono semplicissime, è uno slide. Cioè, non ci vuole niente a farlo. Ma ci sta, cioè, è giusto che sia così. In Pokémon non fanno manco quello. Ok, passiamo i tornelli. Può interagire qui? Nope. Nemmeno qui. Però qui dietro sì. C'è qualcosa di nascosto? Piante? Ah, hai trovato 50 d'oro nella pianta. Sempre meglio interagire con le cose in questo tipo di giochi. Orari di partenza dei treni. Non ho nessuna intenzione di partire per un bel po'. Ok, quindi usciamo, dai, usciamo dalla stazione. E continuiamo questo prologo. Questi sono dei distributori di bevande? Nope. Tra l'altro, per le cose per cui è possibile interagire, esce il comando sotto, al posto della scarpa, vedete? Che esce per parlare. Oppure qui che esce per interagire, mentre qui no. Così non dovete spammare il pulsante per interagire sulle cose. Un mappamondo fluttuante. Ma come funziona? Che qui capiamo che è tutta roba già molto futuristica. Alla Lux Solis, offriamo agli addestratori l'opportunità di personalizzare la propria avventura. Grazie, Jim. Molti addestratori scelgono la modalità normale, ma selezionare una modalità più difficile potrebbe rivelarsi una bella sfida. Ok. Che dite, proviamo con la modalità difficile? La motivazione in una tazza. Cosa c'è dentro? Della droga? Ok, qua possiamo interagire e abbiamo trovato essenza inebriante. C'è modo di vedere il nostro inventario? E forse no. Q? No. R? Shift? Esc? Ok, esc. Abbiamo oggetti conquiste che penso siano una sorta di medaglie. Mondo sarà la mappa del mondo. Diario, database, impostazioni salva. Guardiamo gli oggetti. Abbiamo il gilet blu. Ah, abbiamo preso un gilet alla fine. Questo era il gilet. Vorrei vedere quello che ho trovato, però. Essenza inebriante, eccola. Può applicare la condizione di confusione sui Coromon selvatici per 3 minuti. Ah, interessante. Telefono, ultimo modello, va bene. E abbiamo solo questi oggetti per ora. Va bene, niente male. Parliamo alla signorina. Alla receptionist. Buongiorno, benvenuto alla campus della Lux Solis. Forse al campus qui, la localizzazione. Come posso esserti utile? Però già tanto che sei in italiano, sinceramente, devo dire. Per un indie così. Buongiorno, mi chiamo Glacial. Oggi è il mio primo giorno da ricercatore duellante. Un nuovo collega? Che bello! Vedrai, ti piacerà tantissimo lavorare per la Lux Solis. Dammi solo un attimo mentre cerco la tua registrazione. Allora, dato che sono tutti così garbati, felici, non mi stupirei che alla fine scopriamo, o alla fine, o comunque durante la storia scopriamo che in realtà la Lux Solis è la cattiva di turno. Sembra che tu non abbia ancora selezionato la difficoltà. Con questo dato possiamo personalizzare la tua avventura. Cioè, loro possono. Allora, se questa cosa non è una cosa solamente di gameplay, loro, la Lux Solis, possono. Hanno il modo di controllare quanto sono forti i Coromon, anche selvatici. Puzzerebbe un po'. La maggior parte degli addestratori sceglie la modalità normale, che ti consiglierei se vuoi un'esperienza di gioco regolare. Però qua parla di esperienza di gioco, quindi magari è solo una roba di gameplay. Prendi questo manuale e leggilo attentamente, ti spiega le differenze di ogni difficoltà nel dettaglio. Ok, guida le difficoltà. D'accordo, lo leggerò con cura. Gli addestratori amanti delle sfide potrebbero voler provare una modalità diversa da quella normale, ma cosa comporta esattamente una difficoltà diversa? Questo libro ti spiegherà tutte le regole, ok? Ti consiglio di scegliere la modalità normale se non sai decidere, va bene. Ah, beh, facile, i Coromon ripristineranno completamente tutti i loro PS quando saliranno di livello. Basta fare avanti e indietro. Basta fare avanti e indietro, probabilmente. Cioè, basta fare avanti e indietro dal centro Pokémon. Gli oggetti dal negozio saranno scontati al 50%, ok, per fare incetta di prodotti curativi. Quando uno dei tuoi Coromon è esausto, non dovrai più usare oggetti revitalizzanti, ma
basta dargli invece qualsiasi torta curativa. Ok. Normale, non viene applicata nessuna regola extra, quindi questa è la normale esperienza di gioco. Difficile. Se uno dei tuoi Coromon è usato, andrà via dalla tua squadra? Il richiamo della natura selvaggia sarà troppo forte e ritornerà nel suo habitat naturale. È una Nuzlocke, praticamente, la difficile. Senza le regole della cattura. Cioè che puoi catturare solo un po', solo il primo Pokémon che incontri in ogni percorso, in ogni zona. Cioè se ti muore un Pokémon, praticamente viene liberato. Quindi oltre alle regole, alla regola appunto della morte del Pokémon, all'estrema c'è, non si scappa da nessuna lotta. I veri addestratori combattono fino alla fine, quindi non c'è modalità fuga. Potrei catturare solo un Coromon per area. E questa era Nuzlocke vera, quindi. Usando l'Escalux. Quindi se il Coromon catturato andrà KO, beh, amen. Tuttavia potrei catturare qualsiasi Coromon, perfetto. Ok, dato che voglio essere un completista, andrò di normale. Perché non mi va che i miei Coromon, magari che ho allenato per tanto tempo, si stanno per evolvere. Muoiono per un qualche motivo, dato che non conosco il gioco, non conosco ancora i tipi, le debolezze, cosa troverò, eccetera, poi vengono liberati. Io andrò di difficoltà normale. Impostiamo la mia difficoltà. Che opzione dovrei scegliere? Difficoltà personalizzata. Ah! Aspetta! Limite centro addestratori, limita la quantità di cure per centro addestratori. No, non voglio. Gli oggetti nei negozi costano la metà off. Torte revitalizzanti off, va bene. Ripristina PS a serie di livello off, ok. Disabilita oggetti tenuti, perché? Disabilita oggetti richiama Lux, no. Disabilita fuga dagli incontri selvatici, no. Libera Coromon esausti, no. Seleziona la cattura. Coromon selvatico. Impedisce cattura doppioni. No, aspetta. Io pensavo che per difficoltà personalizzata intendesse un'altra cosa. Facciamo normale. Sì. Grazie. Grazie. Ho regolato il gioco proprio come volevi. Puoi ricollegarti col computer quando vuoi per cambiare nuovamente la difficoltà. Ok, perfetto. Oh, attenzione. Ma prima di continuare, potresti dirmi se hai già seguito un corso da addestratore alla Lux Solis prima d'ora? No, questa è la mia prima volta. Ogni ricercatore duellante ha bisogno di un guanto per poter co per portare con sé dei Coromon in tutta Velva. Ok, Velva o Velua? Velua, ok, guanto, quella U è uguale alla. Quindi la regione si chiama Velua. Abbiamo diverse varianti di colore tra cui scegliere. Un momento, per favore. Abbiamo la variante gialla blu. La variante Peterbit verde e Dulcis in fundo la variante Infinix rossa. Prego, scegli quella che ti piace di più. Io vi ho detto che il mio colore preferito è il blu, quindi sceglierò il blu. Va bene? Guanto per uno, ok. Ottima scelta, si intona con i tuoi occhi. Beh, tecnicamente ho gli occhi azzurri, quindi ha pure detto una cosa giusta nella realtà, a caso. Prendi questo, a meno che mi stia osservando tramite la webcam, questo videogioco. Non posso dirlo. Prendi questo richiamo Lux RC. È un dispositivo di ultima generazione che facilita l'esperienza di addestramento. Ok. Per prima cosa fermati al laboratorio Coromon. Lì ci sarà Gideon, che ti darà una mano per iniziare. Lo trovi nell'edificio accanto. Divertiti e sperditi di esperienza, va bene. Allora, diamo un'occhiata agli oggetti che abbiamo preso. Gile blu guanto. Ah, posso disabilitarlo dallo sprite. Ma no, bello, lo tengo. Però non ci sono. Non ci sono delle descrizioni. Ah, richiamo Lux. Però non posso usarlo. Ok, niente, come non detto. Proseguiamo. Eccoci qui. Allora. Ah, aspetta, ma qua posso interagire con qualcosa, eh? Vedete? Hai trovato torta PSX1. Cioè, sono strumenti invisibili che però ti segnalano se puoi interagire con qualcosa. Ti segnalano nell'angolo in basso a destra. Che
Benvenuti alla Campus, al campus, vedi che è giusto, Lux Solis, dove i novellini diventano professionisti, va bene? Ok, salve, sei tu Gideon? Non credo. Questo è Neil. Che consigli darei a un ricercatore duellante alle prime armi? Beh, una volta mi sono dimenticato dove andare durante una missione, poi mi sono ricordato che potevo controllare il diario di viaggio nel menu per vedere dove dovevo andare. Ricordatelo se ti perdi. Sì, diamo un'occhiata al diario, già qui ci siamo. Diario. Prologo. Gideon continuerà il mio inserimento come nuovo ricercatore duellante nel laboratorio Coromon. Ok, queste sono le missioni attive. Non vedo quelle precedenti, però. Qui ci sono le statistiche, quindi tempo di gioco, completamento missioni. Cure al centro addestratori, difficoltà modificata no, difficoltà normale. Lotte 0 vinte 0 perse e fuga dalle lotte 0. Ok. Qui posso interagire. Laboratorio Coromon, questo è dove dobbiamo andare. Esploriamo un po' però prima in giro. Vorrei vedere un po' di roba. Parlare con questo tipo dai capelli fluenti. Anzi, è una tipa, Cheryl. Mia sorella può comprarsi tutto quello che vuole da quando è diventata una ricercatrice duellante di successo. Ecco perché voglio seguire le sue orme. Questa è interessata ai soldi. Beh, come in Hunter x Hunter, non so se l'avete visto, ci sono gli Hunter che sono interessati semplicemente ai soldi. Ovest, stazione del campus. Nord, laboratorio Coromon. Sud-est, campi lotta. Ok. Oh, una faccia nuova. È il tuo giorno fortunato. È in corso una speciale promozione. Come il tizio nel percorso 1 che ci regala una pozione? Tutti i nuovi ricercatori duellanti hanno diritto a dei coupon gratuiti. Puoi usarli per uno sconto sul tuo prossimo acquisto e non il nostro negozio. Ok, coupon del 25%, coupon del 50%. Prendi quanti coupon puoi, usali con saggezza. Va bene. La praticità è la mia passione. Ok, team? Sono così fiero che il mio sistema di spostamento istantaneo stia venendo usato dai ricercatori duellanti di tutta Velua. Al giorno d'oggi puoi trovare questa meraviglia tecnologica davanti alla porta di ogni centro addestratori. Quindi questa. Posso teletrasportarmi ora? Sembra che il sistema di viaggio rapido non reagisca ai miei comandi per il momento, beh giustamente. Qui non sembra esserci nulla. Illuminiamo il mondo un raggio alla volta. Io per ora, per i cattivi, i principali indiziati, continuo a pensare che siano quelli della Lux Solis. Quelli per cui lavoriamo noi. Sto lavorando ad un nuovo gadget. Non posso dirti cos'è, ma ti darò un indizio. Ha a che fare con uno specchio molto vicino a noi in questo momento, lo specchio d'acqua, immagino. Ok, non dice niente. Dobbiamo tornarci a parlare più avanti. Qui troviamo un oggetto. Torta combo, ok. Va bene, signor tizio che lavora un gadget. Lì c'è una signorina, andiamo a parlarle. Salve. Splendidi speranza, splendidi speranza. È il motto della Lux Solis. Mi ci devo ancora abituare però. Splendidi speranza, splendidi speranza. Beh, perlomeno parliamo anche noi. Non come in Pokémon che c'è il tizio muto. Ah, qui c'è uno strumento invisibile. Torta, perfetto. Ok, usciamo da qui. Allora, posso passare di qua? Sì, che bello che non ti bloccano ogni 3x2. Che bello. Campi lotta. Ok. Di qua c'è il campo lotta praticamente. Benvenuti ai campi lotta, dove i nuovi addestratori possono affinare le loro abilità in battaglia. A breve inizierà una nuova sfida. Gli addestratori verranno informati appena saranno disponibili più informazioni. Dai il meglio di te e punta al sole. Punta al sole. Ok. E qui non ci sembrano esserci strumenti invisibili. Allora, a questo punto direi di andare nel laboratorio. Abbiamo esplorato abbastanza, mi ritengo soddisfatto, anche perché non ha senso andare troppo avanti prima di fare le cose principali. Peter. Ah, Peter Parker? Tu devi essere il nuovo ricercatore duellante di cui ho tanto sentito parlare. Gideon ti metterà al corrente di tutto. Aspetta che te lo chiamo. Vai, Peter. Ok, sembra che Gideon sia andato a pranzo. Ma non preoccuparti, posso fare una piccola pausa e procurarti tutto quello che ti serve. Seguimi. Bravo, Peter. Quel Gideon scansa fatica che va addirittura a mangiare. Per prima cosa ti serve un chip dati. Ok. Il chip dati è un praticissimo chip per il tuo guanto che registrerà ogni tua azione legata ai Coromon. Tutti i dati vengono rinviati a noi, che li analizziamo proprio qui, in questo laboratorio.
Come incentivo per inviarci un mucchio di dati così interessanti, naturalmente, ti ricompenseremo a dovere. Continuo a pensare che questi siano cattivi. Gli obiettivi e i bonus promozionali si possono riscattare direttamente dal menu. Non è comodissimo? È tutta roba piuttosto semplice. Sono certo che ci prenderai la mano non appena ti abituerai al meglio al lavoro. Bene, benissimo, sei quasi pronto per andare. Non andrai lontano senza il nostro ricco pacchetto iniziale per impiegati. Vai. 6 spinner, che penso siano le Pokéball, l'equivalente delle Pokéball. Torte, richiamo Lux per 2. Manuale dei tipi. Il manuale dei tipi, compreso nel pacchetto, ti sarà particolarmente utile nel corso dell'avventura. Ti consiglio di dargli un'occhiata veloce prima di metterti in viaggio. Abbiamo il tipo normale, che non fa due perdi danno a niente, quindi non è super efficace con niente, come anche nei Pokémon. Subisce meno danno da quella luna, che penso sia buio, lo spettro. Ok. E però fa anche meno danno spettro. E subisce due perdi danno da quello che penso sia lotta, penso sia un guantone questo. No, veleno, ok. Veleno. Diamo un'occhiata veloce ai tipi. Elettrico, spettro, sabbia, quella è sabbia, ok. Fuoco, ci sta, ghiaccio, acqua, magia. Buio, ah, buio è raffigurato con un diavoletto, va bene. C'è il tipo pesante, ok, interessante. Aria, veleno e squarcio, che prende, che fa due per a elettrico. E prende meno danno lo spettro. Quelli che hanno più resistenze quali sono? Acqua. Palesemente acqua. Acqua quello che ha più resistenze. Resiste ad acqua. Elettricità. No, scusatemi. Ha 3 resistenze questo. Questo è una 4. Ok. Quindi è il ghiaccio che ha più resistenze di tutte. Mentre quello che ha più efficacia è forse l'acqua? Sì, ha due tipi super efficaci l'acqua. Sabbia e fuoco. Beh, non male, dai. Bene, allora, so quanto può essere emozionante ricevere il primo Coromon. Nelson te ne darà uno al piano di sotto. Ti ho detto praticamente tutto, ora devo tornare al lavoro. I nuovi tratti non si scoprono certo da soli. I nuovi tratti? Il chip dati registra tutti i progressi legati alla tua avventura. Ok. Teniamo molto alla privacy dei nostri ricercatori duellanti. Tu chi sei? Nicholas. Questo schermo si aggiorna ogni volta che un nostro ricercatore duellante sblocca un obiettivo. La quantità di dati che otteniamo è sbalorditiva. Sid. Negli anni abbiamo acquisito montagne di dati sulle mosse. Grazie a questo, i nostri scienziati sono riusciti a inserirne alcune all'interno di strumenti chiamati mosse flash. Le MT, immagino. Ma già si tratti proprio dell'MT. È un guanto, ma non è mio. E non si ruba, giustamente. Ciao, Afra. Tieni stretto quel richiamo Lux RC. Ci permette di riportarti al campus della Lux Solis in caso di emergenza. Ok. E tu chi sei? Christopher. Quando ho ricevuto il mio Nibbolgar, avevo un colore diverso dal solito. La faccenda ha acceso il mio interesse. Ora la mia missione è scoprire ogni possibile variante di colori nei Coromon. Shiny. Pokémon Shiny palese. Ok, diamo un'occhiata qui. Se posso prendere magari strumenti invisibili. Non penso ci siano negli edifici come questo. Allora, lì si va al piano di sotto e va bene. Direi di andarci a prendere il nostro primo Pokémon Coromon. Sì, chiamavolo come volete. Alla fine quello che è sono. Salve. Ah, quell'odore. Che senso, scusa? Puzziamo? È l'odore di un ricercatore duellante dagli occhi ardenti. Quindi, per ricevere il suo primo Coromon. Ok. Cerca di resistere un attimo mentre finisco di aggiornare il connettore Coromon. Beh, è normale che durante l'introduzione sia molto parlato, eh. È giusto così. Così dovrebbe andare, ci sono tante informazioni che devono darci, devono settare bene la storia. Permettimi di presentarmi, sono Nelson, direttore del laboratorio Coromon. Troviamo il Coromon giusto per te. Eseguiremo diversi test per trovare quello più compatibile con la tua personalità.
Non vedo l'ora. Oh, bello, dai. Mi piace proprio questo entusiasmo. Aspetta che vengano io secondo e faccio velocemente dei calcoli. Questa cosa che scegli il Pokémon in base alle domande che ti fanno. No, non ti fanno domande, però lo sceglie lui a caso. È molto simile alla modalità di scelta di Pokémon Mystery Dungeon. Che tra l'altro non ho mai giocato per bene. Se non ho mai finito. Ora viene il bello, la macchina è pronta per scansionare le tue onde cerebrali. Prego, entra pure. Vai. Qui non posso interagire con niente, vero? Niente? Nada? Nada. Oh! 250 di oro. Prego, entra nella macchina. Sì, va bene, Nicolas, tranquillo. Anzi, Nelson. Non muovere un muscolo mentre ti scannerizzo. Potresti perdere un braccio o peggio, rompere la macchina. Ok. Va bene, iniziamo. Analisi partita. E se mi muovessi, ho provato a muovermi. Sto provando a muovermi, non va comunque. Ora ti farò alcune domande mentre la macchina analizzerà la tua attività cerebrale. Domanda 1. Incontri un Coromon selvatico. Qual è la tua prima reazione? Provare a catturarlo. Capisco, lo farei anch'io. Domanda 2. Perché vuoi diventare un ricercatore duellante? Voglio un lavoro che paghi bene, voglio proteggere l'ambiente della regione di Velva, voglio domare il Coromon più potente di tutti. Indeciso tra queste due, dai soldi non me ne frega assolutamente niente. Però domare il Coromon più potente di tutti si sposa con la mia ambizione di completare la sorta di Pokédex che c'è qui. Proteggere l'ambiente della regione di Velva fino a Velua fino a un certo punto. Mi piace la tua motivazione. Domanda 3. Quale di questi tre attacchi ti attrae di più? Pace interiore, soffio ardente, rafforzatore, rafforzatore, soffio ardente volevo dire. Soffio ardente, mi sa che ci sta indirizzando verso lo starter di fuoco, comunque quello più votato all'attacco. Non è la mia mossa preferita, ma continuiamo. Quale di questi colori ti attrae di più? Rosso carminio, blu oltremare, blu artico. Blu artico. È lo stesso colore del mio soggiorno. E la domanda finale, descrivi il tuo primo appuntamento ideale, davvero? Tour di un museo. Cena a lume di candela, paracadutismo? Primo appuntamento ideale è cena a lume di candela. Anche romanticismo. Tutto fatto, fai attenzione quando esce. Non era così difficile, vero? Come bere un bicchiere d'acqua. Fantastico, sicuramente non vedrai l'ora di sapere i risultati. Mettiti davanti alle grate quando ci sei. Ecco le tue opzioni. Il Coromon di tipo fuoco. Toruga. O Toruga. Questo Coromon è molto forte. Ama lottare e può imparare mosse potenti. Nidbolgar, un Coromon di tipo acqua. Questo Coromon ha la pelliccia dura. Nelle lotte può resistere più a lungo di molti altri Coromon. Bello quello! E infine ghiaccio, il Coromon di tipo Q0. Questo Coromon sarà il tuo asso nella manica. Attacco e difesa sono perfettamente bilanciati. E ora i risultati della tua analisi. L'algoritmo mostrerà un chiaro vincitore. Tu e il Coromon di ghiaccio, Q0, stareste bene insieme. Perché non dai un'occhiata più da vicino, segui l'istinto e scegli quello che ti piace di più? Oh, quando è uscito il tipo di ghiaccio ho detto bello quello, palesemente era il mio preferito. E il gioco ha beccato esattamente quello che mi piaceva. Niente male, eh? Niente male. Io direi di mettermi qui per la copertina del video, che sarà questa. Ma io prenderò Q0, dai, bellissimo. Q0 sarà il Jolly della mia squadra. Saremo pronti per qualunque situazione. Diamo un'occhiata. Allora, scegli Q0 un attimo. Sommario. Che punti esperienza? 138 per salire al prossimo livello. No, al prossimo 100, ok. Su 110. Ok. PS 19, velocità 10, difesa fisica 10, attacco fisico 11, attacco speciale 10, difesa speciale 12. Perfettamente bilanciato questo Pokémon. Tipo ghiaccio, che non è male. È quello che aveva più resistenze, se non ricordo male, il tipo ghiaccio, quindi anche abbastanza forte. E poi non credo che troveremo dei Coromon di tipo ghiaccio nei primi percorsi. Solitamente il tipo ghiaccio nei giochi Pokémon è uno di quelli che arriva alla fine, praticamente. Graffio. E posa carina. Q0 non sta tenendo nulla. Una volta vicino all'avversario, ladruncolo. Il Coromon gli ruba qualsiasi frutto in suo possesso. Che bello, ladruncolo. Aspetta, voglio vedere anche gli altri, però.
Sommario. Allora, Nibolgar. Beh, come statistica è molto equilibrato anche questo. Ha un po' più di difesa speciale rispetto all'attacco, però. C'è un po' più di difesa rispetto all'attacco, però, insomma. Magari crescendo diventa molto più difensivo. Standard, ok, acqua. Numero database 7, rarità raro. Campus della Luxor Solis, va bene, non mi interessa. A lui ha morso e gran boato. Ma io posso vedere cosa fa? Ok, diminuendo l'attacco fisico della squadra avversaria. Mentre morso... Potenza 40, fisica. Azzano il nemico con denti affilati una probabilità del 10% di far sanguinare il bersaglio. Bello. Acquatico. Il Coromon si sente a casa nella pioggia, aumentando la sua velocità, che è una merda. Come abilità rispetto a quella di rubare i frutti, credo. Allora, sommario. Ok, lui invece è più portato all'attacco, come vedete, ha meno difesa. Colpo. Vediamo quanto danno fa colpo. 40, fisico. E non ha possibilità di sanguinare. Abbassa la difesa fisica della squadra avversaria. E buon gustaio. Guadagna il 50% aggiuntivo di punti salute e punti esperienza quando consuma torte. Oh, non è male questa, eh? Però noi prenderemo Cub Zero. Database. Potente, perfetto da scoprire. Ma non è che magari potrebbe uscirci perfetto a noi? È una cosa che chiedo a voi, che magari l'avete già giocato. Non fatevi problemi a darmi consigli nei commenti finché non mi spoilerate, ok? Non mi spoilerate robe della trama, i nuovi Coromon, eccetera. Datemi pure consigli su quello che ho già giocato. Una mosca del cacchio. Su quello che ho già giocato, ok? Senza alcun problema. Vai, scegli Cub Zero. Dare un soprannome a Cub Zero? No, non voglio. Cub Zero, l'algoritmo non mente mai. Il tuo Cub Zero sembra avere il ladruncolo tratto. Decisamente molto utile, il tratto ladruncolo. Ma non andrai lontano là fuori con un solo Coromon. Prendi questo, Patterbit, per proteggerti al meglio. Patterbit fa parte della tua squadra. Ci ha dato un altro Coromon? Ora che hai un Coromon tutto tuo, mettiamo un attimo alla prova il tuo chip dati. Combattiamo? Attiverò il tuo richiamo Lux RC per portarti ai campi di lotta. Reggiti forte, ai campi da lotta. Eccoci qui, sei pronto per la tua prima lotta? Una lotta? Ma tu non sei un esperto? Tranquillo, sarà una lotta alla pari. Ho portato il mio Toruga, o Toruga, che è allo stesso livello del tuo Cub Zero. Ti do un consiglio, tenendo premuto sui riquadri delle mosse, apparirà una dettagliata descrizione dei loro effetti. Ricordati di provarlo se non sai bene a che serve una mossa. Buona fortuna, Glacial, metticela tutta. Pronti? Si va in scena. Ok. Allora, oggetti, squadra, fuga. Io ho un altro Coromon, ho Patterbeat in punto. Però facciamo combattere Cub Zero. Posa carina. Vediamo cosa fa. Allora, assume una posa carina abbassando la difesa fisica della squadra avversaria. E Graffio a 40. Ha una probabilità del 20% in più di colpo critico. Beh, allora qua si va di Graffio semplicemente. Graffio si ispira in un colpo critico. Che lui usa colpo. C'è una mosca che mi gira addosso. Ho iniziato a girarmi addosso negli ultimi 5 minuti. Colpo critico, appunto. Sì, la strategia migliore qui è palesemente fare graffio a ripetizione. Anche perché siamo più veloci di lui. Dovremmo batterlo ora, credo. Ok, perfetto. Colpo critico un'altra volta. Livello 6. Ottimo. Allora, ok, da 21 a 22. Ai punti E non sono punti esperienza. Sono qualcos'altro. Perché ha punti salute, ok, velocità, attacco fisico, sale tutto di uno. Sì, tutto di uno, praticamente. E impara morso gelato. Azzana il nemico con denti gelati. Ha il 10% di possibilità di infliggere congelamento sul bersaglio. Ottima mossa. Allora, statistiche potenziali, 3 punti. Ah, posso scegliere dove metterle? Ok, figo. Statistiche base. Lui di base ha più attacco fisico, ok? Non so se esista l'equivalente di una natura,
per i Pokémon, che gli abbassa una statistica e gliene alza un'altra, tolte le nature neutre. Non credo qui che esista una cosa del genere. Allora, dato che Morso e Graffio per ora sono mosse fisiche, e mi sa che questo diventerà un tizio fisico, io direi di aumentarli. Ma d'altronde è equilibrato, lui è equilibrato, quindi non ha senso aumentare troppo qualcosa e poco qualcos'altro. Aumentiamo l'attacco, no, l'attacco speciale no. La difesa. Ok, portiamolo a 13 di difesa. Magari uno di velocità anche, non è male. Fatto. Obiettivo sbloccato. Glacial ha sconfitto Nelson. Impressionante. Glacial ha ricevuto 73 pezzi d'oro, credo, fossero. Ben fatto, tu e il tuo Coromon formerete proprio una bella squadra, me lo sento. Ricorda che puoi recarti in un centro addestratori ogni volta che desideri per rimettere in forza la tua squadra. Grazie per la dritta, ora sono pronto per catturare Coromon da solo? Assolutamente, puoi iniziare esplorando il parco radioso. Mi metto in marcia. Aspetta, c'è ancora una cosa, ti consiglio di non attraversare ancora il ponte. Oltre a quel punto, i Coromon sono generalmente meno adatti a un principiante. Larry del laboratorio ricerca e sviluppo può procurarti un modulo per un guanto che ti terrà al sicuro. Il laboratorio lo trovi all'interno del parco radioso. Buona fortuna, Glacial. Se hai bisogno di me, mi trovi al laboratorio Coromon. Splendidi, speranza. Ok, dobbiamo andare quindi a esplorare il parco radioso. Parliamo un po' a questa gente. Quello laggiù è mio figlio. Gli ho consigliato di tenere premuto sul riquadro con il nome del Coromon che sta affrontando, così può vedere i punti E dell'avversario, le modifiche delle sue statistiche e i tipi a cui è debole. È migliorato tantissimo da allora, questo è un consiglio formidabile, ma io voglio vedere cosa sono questi punti E. È fondamentale. Punti E. Non me lo dice. Punti E. Forse i punti abilità che puoi usare in una lotta. Perché le mosse hanno. Sì, dovrebbe essere quello, ok. Le mosse hanno un contatore, tipo Graffio a 2, la mossa che abbassa la difesa nemica a 0. Quindi le mosse di stato hanno 0, le puoi usare quante volte vuoi. Graffio a 2, e quindi in una lotta non puoi usarne più di tot. Ok, dovrebbe essere quello. Diventerò il miglior ricercatore duellante che ci sia, va bene. Sono così felice che la Lux Solis abbia introdotto il programma Giovani. Ci permette di aiutare i giovani talenti a fare esperienza diretta con le lotte Coromon. Programma giovani, puzza un po', io continuo a dirlo. Strumenti qui, sì. 150 d'oro. Qui abbiamo una cesta direttamente con una torta. Credo che il mio supervisore noterà il mio talento, non sei d'accordo? Spero che non noti qualcos'altro, Cindy. Il tuo supervisore. Vero, Jacoby? Scoprire giovani talenti è una parte fondamentale della nostra attività. Vogliamo continuare a raccogliere dati rilevanti sia ora che in futuro. Che rimanga tra me e te, non penso che questi due ce la faranno. No, niente, Cindy è già rippata. Mi spiace. Ah, qui non dovrebbe esserci nulla, avevamo già controllato prima. Salve lei, lì sopra da solo. Anzi, da sola, Zara. Adoro guardare gli altri addestratori lottare. Si possono impiegare così tante strategie. Personalmente, a me piace concentrarmi sull'esaurire i piedi al mio avversario, così ho l'opportunità di attaccare mentre loro devono riposare. Ok. Abbiamo anche scoperto un punto meglio cosa sono questi piedi. Allora, guardiamo un attimo qui dentro. Questo dovrebbe essere il market. Ma che carino che è! Costruito tutto così, bello! I miei Coromon sono rimasti feriti nella nostra ultima lotta. Comprerò abbastanza torta PS, penso sia per Small, questa volta. Così raggiungerò Villa Fieno in tutta sicurezza. Ok, abbiamo già Parco Radioso, Villa Fieno. Devo andare oltre il ponte. Tutti questi oggetti mi sarebbero così utili, ma non ho abbastanza soldi per comprarli. Forse potrei sfidare altri ricercatori duellanti per sbloccare qualche obiettivo. Salve, ciao, cosa posso fare per te? Compra oggetti. Vediamo un po' quanto costano. Torta PS 250. Torta PE 150. Ok, sovraccarica anche di 5 PE. Torta ghiaccio. Cura un Coromon dalla scottatura. Torta manna. Cura un Coromon dalla maledizione.
piccante dal congelamento, focus dalla confusione, detox avvelenamento, giustamente, sabbia dalla paralisi e drin dal sonno. Ok, carini anche questi nomi. Poi posso comprare uno spinner, dispositivo per catturare i Coromon. È uno spinner normale, progettato per catturare i Coromon di tipo normale. Interessante. Interessante questa cosa, però costa un botto. Richiamo Lux. Riporta istantaneamente al campus tra Lux Solis, monouso, ma tanto ce l'abbiamo già quelle. Una sorta di fune di fuga ultra potente. Splendidi speranza, va bene. Che usciamo dal market. Non penso ci siano strumenti nascosti nel market, detto sinceramente. Entriamo nel centro Pokémon. Salve. Vado sempre in un centro addestratori dopo un lungo viaggio, non solo per rimettere in sesto i miei Coromon, ma anche per riposarmi. Ok. Ehi tu, ciao Jake, vedi quella macchina alla tua destra? Quello è il deposito Coromon, il PC praticamente, immagino. Ogni volta che voglio depositare un membro della mia squadra, vengo sempre qui. Ok, non voglio depositare nessun membro però. Ma guarda come sono costruiti bene gli interni di questo gioco. Cioè, ma già solo da questo inizio. Prende tutti i Pokémon che sono usciti fino a Sole e Luna e li spazza via. Boh, mi fermo a Sole e Luna perché Spada e Scudo, Arceus, non li ho ancora approfonditi bene, cioè non li ho giocati davvero davvero bene per avere un parere netto su quello. Però fino a Sole e Luna sì. Benvenuto al centro addestratori, vuoi che ci prendiamo cura dei tuoi Coromon? Certo. Un momento, prego. Vediamo quanto è veloce la... Ok, grazie per l'attesa, abbiamo curato tutto il tuo Coromon. Torna da noi, ok, va bene. Qui non penso ci siano appunto strumenti invisibili. Questo è per il multiplayer, vediamo. Posso entrare qui? Sì. Salve. Lo vedi, vero? Sono il top, il meglio del meglio, su Coronet, il meglio. Cos'è questo tipo? Ah sì, chi è il tuo papino? Sono io il tuo papino, no, dai. sai, ero come gli altri perdenti su questo tabellone. Non riuscivo a vincere per più di 2 volte di fila senza morire. Sono stato schernito ripetutamente. Ma poi ho iniziato a usare questa sexy provocazione dopo ogni vittoria. Questa provocazione unica ha fatto pompare la mia adrenalina per un totale di 6 vittorie Coronet di fila. Guardalo, tutto fiero. Mi chiedo quanto durerà finché non incontrerò un addestratore Coronet che può partecipare o addirittura interrompere la mia serie di vittorie pari a 6. Beh, noi forse. Com'è che si è chiamato lui, scusami? Sexy Ed 94. Va bene, è un 3v3 comunque. Ok. 3v3. Qui non ci sono strumenti invisibili da quanto vedo. Ok. Nemmeno qui. Posso fare qualcosa? Nessun profilo corner trovato. Vuoi registrarti? Sì. I tuoi progressi saranno salvati? Sì. Inserisci il nome visualizzato per il tuo profilo Coronet. Beh, Glacial Spear. Ok. Aggiungiamo Sphere. Benvenuto Glacial Sphere, che quello è il numero che ci hanno dato. 3v3, ah, questa però è una lotta online, che okay, non mi interessa online, volevo solo vedere cosa fosse. Perfetto, usciamo da questo centro Pokémon, andiamo al piano superiore a vedere cosa c'è. Non si interagisce con nulla. Salve. Questo non si chiama proprio ingegnere. Lavoriamo giorno e notte per migliorare l'esperienza alla Luxolis. Al momento sto mettendo a punto un nuovo programma d'addestramento e credo che ti piacerà. Stiamo mettendo a punto degli allenamenti per tutti i ricercatori duellanti Luxolis, per permetterti di lavorare in modo più efficiente. Va bene? Posso entrare? No. Qua mi sa che dovrò tornarci più avanti, eh. Sicuramente. Ok, usciamo. E
E vorrei dare un'occhiata al mio Coromon Butterbeat. Ah, con queste però si illumina, vediamo, dammi un'occhiata. Sconfigge un ricercatore duellante, riscatta 50 punti esperienza. Ok. Addestra un Coromon fino a livello 10. Vabbè, queste quando si sbloccano, non sto qui a guardarli, dai. Ogni due Coromon potenziati, ce ne sono un botto probabilmente. Prepara una ricetta essenza. Ogni Coromon perfetto catturato. Però come facciamo a capire se un Coromon è perfetto oppure no? Ce lo diranno, immagino, no? Volevo però dare un'occhiata al Butterbeat, sommario. Ma è una sorta di insetto. PS20. E questo è una 21. Attacco fisico ne ha molto di più il mio, però questo è attacco speciale. Ok, lui è un tizio speciale allora. Tipo normale, va bene. Non comune di rarità, ok. Colpo e sonde. Fammi vedere cosa fa a sonde. Colpo lo sappiamo. Potenza 40. E sonde? Trova il punto debole dell'avversario. L'attacco seguente infliggerà 2,5 volte il suo regolare danno, ma non potrà infliggere danni critici. Figo sonde. Bello. Ok, nessuno strumento. Il bottino va al vincitore, ottiene il 50% più di oro quando si sconfigge un addestratore. Non serve che il Coromon abbia lottato. Interessante. Interessantissima sta cosa. Ok, vedete quanto è utile guardare i propri Pokémon? I propri Coromon, sì, li chiamerò un sacco di volte Pokémon. Volevo però... Si libera col cavolo. Volevo dare un'occhiata alla sua descrizione di Pokédex, ma mi sa che non c'è. O forse devo andare nel database per vederlo, sì. I Cube Zero si ricoprono il corpo di uno spesso strato di neve in modo da stare al caldo per tutto l'anno. Ok, passiva Fresia. Stoico, artigli affilati, testa calda, ladruncolo. Queste sono le abilità che potrebbe avere. Noi abbiamo il ladruncolo. Queste sono il massimo delle abilità che potrebbe avere, invece. Del massimo delle statistiche che potrebbe avere. Boh. Non lo so. Questi non possiamo vedere nulla, vero? Oh, forse sì. Si sa che l'anello del Nibolgar è molto importante per loro. Non è stato mai avvistato con Nibolgar senza. È infatti un anello. Ah, quella dove si può trovare, mi sa. Gallerie sommerse e Ixcun. Ok. Vigile, supersensoriale, ben riposato. E questo qua invece è quello che avevamo là, acquatico. Toruga. Ha dovuto adattarsi sviluppando delle mascelle più forti. Perché la sua testa è diventata troppo grossa per stare nel guscio. No, poverino. Monte Muspel. Ok. E questo ha buon gustaio, invece. Veloce il tipo, eh. Veloce, ma non ha molto attacco, sinceramente. Ha abbastanza attacco speciale, questo c'è da riconoscerglielo. Andiamo a vedere perché ho questi dati nel mio Pokédex. Slitherpin. I denti affilati di uno Slitherpin non fanno molto male, ma il veleno che rilasciano può essere letale. Ok, si trova tipo ovunque. Anche nel giardino radioso? No, dove stiamo andando noi questo non si trova. Ricostituzione cecchino muta corpo spillo. Ma se andassi con il mouse su queste abilità, mi fai vedere cosa fanno? No, ok, era solo una curiosità. Armado. Vediamo la sua descrizione. Non possono fare a meno di lottare. Se non trovano un Coromon da sfidare, sono capaci di attaccare persino gli umani. Questo è un altro tipo normale, tra l'altro. Tutto normale. Andiamo su quello che abbiamo catturato noi, cioè su quello che ci ha regalato il tipo, che era tipo 60 qualcosa, no? Eccolo qua, Butterbeat 68. E si può trovare nel parco radioso. Conduttore, ladro e overclock. Il mio ladro. Aspetta. I ricercatori della Luxolis amano servirsi dei Butterbeat come assistenti di laboratorio, per via della loro intelligenza personalizzabile. Oh, interessante, anche un po' creepy,
devo dirvi la verità, ha tantissimo attacco speciale. Questo va su di speciale praticamente. Se dobbiamo farlo salire di livello, gli daremo roba su roba nello speciale. Ma i punti che noi possiamo distribuire sono specifici per ogni Coromon, oppure noi possiamo usarli sui Coromon che vogliamo? Tipo sale di livello questo Patterbeat, ma i punti che dovrei distribuirgli glieli do invece al mio starter. È possibile fare questa cosa, dopo vedremo. Non ha molti PS, però appunto attacco speciale altissimo. Tra l'altro non so nemmeno se si evolva. Questo è il parco radioso, immagino di sì. Perché non possiamo andare da nessun'altra parte. Qui è tutto chiuso. Qui si torna indietro. Beh, direi a questo punto di avventurarci nel parco radioso, ma di farlo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Coromon per adesso mi sta piacendo davvero tanto. È un tuffo nel passato ai vecchi Pokémon, ma fatto tipo 100 volte meglio rispetto ai vecchi Pokémon. Quindi non vedo l'ora di continuare a giocarlo. Io spero che anche a voi piaccia questa serie, piaccia questo videogioco, e vi invito a lasciare un bel mi piace se avete gradito il video, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Coromon, ed iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre a condividere questo video a tutti coloro a cui pensate che potrebbe piacere questo tipo di gioco, a cui magari gente magari appassionata di Pokémon ma che ancora non conosce Coromon. Dalla Chaosphere è tutto, al prossimo video!